realtà molto complessa. In questi giorni, per caso, lo dicevo prima al nostro sindaco, c'è un video in cui una signora, un'attrice, sale su un albero e parla di Sant'Arcangelo, dicendo che qua sono nati tanti personaggi illustri, papi, attori, scrittori, sceneggiatori, musicisti, pittori e poeti. Sarà l'aria, appunto, diceva questa signora, sarà l'aria, sì. Allora io mi sono interrogato, sarà l'aria? Sì, per me è l'aria, ma il merito è anche del brodo. Un brodo nel quale, consapevoli o no, ci si ritrova a crescere, a formarsi, un brodo culturale che è fatto di tante cose, lo dicevi prima anche tu, fatto di grandi maestri e di follia, matti e maestri, due M, maiuscole per quanto mi riguarda, tutte e due, perché si cresce avvolti dalle parole di Lello Baldini, di Pedretti, di Tonino Guerra, che era il mio zio famoso che scriveva i film a Rimini, come mi diceva a Roma, come mi dicevano quando ero piccolo. Si cresce con i versi di Giuliana Rocchi, di Gianni Fucci, di Flavio Nicolini, caro Flavio, amico mio, si paragona Pidio, come direbbe Lello Baldini, si cresce però anche con la Tommasina che abitava vicino alla chiesa, con Giovanni che era uno dei 10 capi del mondo, con la Getuglia e tanti, tanti altri, si cresce. Abbiamo chiamato, continuiamo a chiamare con tanto affetto negli anni i nostri matti. Ecco, si cresce anche sentendo parlare di festival, che quest'anno compierà 50 anni, nel 2020 compierà 50 anni, quindi si sente, si cresce sentendo una frase. Cosa c'è di bello da vedere quest'anno al festival, no? Oppure anche un'altra frase si sente dire, scusate il termine, ma si sente anche dire, oscia do pali festival. Ah, ma me che questa niente sta roba che è me, sai che vuoi quella roba che lei, secondo me era me fa un parcheggio. Ecco, Sant'Arcangelo è anche questo, è contestazione alle cose che ci sono, che funzionano, ma va bene, si cresce vedendo i dipinti di Moroni, Bonfè, Giulio Durci, al quale, grazie alla figlia Mirese che è qua presente, una cara amica, ho dedicato una lettura all'interno del Cortile della Rocca, in pubblico ho letto Baldini, come abbiamo visto qui, l'ho portato in giro anche a Rimini e dove ho potuto, mi piacerebbe anche riprenderlo quello spettacolo, anche a me, grazie, ce la faremo, e anche Guerra, ho letto anche lo zio, il mio prozio Guerra, una sera qua al Supercinema, ma ho soprattutto cercato di rubare, di capire questi grandi poeti, questi pittori, questi intellettuali veri, l'ho sottolineato, veri, perché tutti noi che viviamo qui abbiamo avuto la fortuna di averli intorno, perché il bello delle parole, quando sono giuste, è che ti stanno intorno, poi ti entrano nella testa e non vanno via più. Ci sono e ci saranno sempre, e noi tutti, anche se noi ce ne accorgiamo, o pensiamo di non accorgercene, ci stiamo dentro. Questa è una comunità, questa è identità, questo è il brodo che a mio parere ha generato negli anni le eccellenze che conosciamo, esclusi i presenti ovviamente, sto parlando di me. Sant'Arcangelo è un posto che mischia il sacro e il profano, l'alto e il basso, un posto che ti porta a pensare, giusto o sbagliato che sia, che tutto questo sia unico e irripetibile. Ecco, teniamocelo stretto. Lello Baldini diceva che scriveva in dialetto perché ci sono delle cose che accadono in dialetto. È una cosa molto bella, molto profonda, è identità il nostro dialetto. Nino Pedretti scrisse, tra le altre, una poesia che io amo particolarmente, che ogni volta che leggo mi commuove, e si intitola E mi va. Proverò a leggerla, sperando di non sbagliarmi. Si intitola appunto E mi va. E mi va, com a svergugnè, la pers total batai. E mi va, che era buseder. E mi va, che mi assumeva i suente, poi smetteva di znoce davanti al Madonini. E mi bac l'era bel, le sguardeva te specie, e mi bac l'era purette, l'era ambiziosa che canteva, e mi ba con mai insegnè niente, e mi ba che frigheva tot, e mi ba con sapeva la toin e poc anche all'italien, che dall'America le toran su un penny e tre parole in inglese,
e mi va fra i va e più sgangherè la scret drenta a me tot al mi poesie. Profondamente diverse da quelle del grande Nino Pedretti, anche io volevo ringraziare mio babbo che è qui, vicino a me. Volevo ringraziare lui, e non solo, ovviamente non solo lui, un pensiero, mi permetterete, va anche a mia mamma. Perché la sua forza, la sua ironia, il suo senso dell'umorismo, la sua umanità hanno scritto dentro di me tutto quello che sono. E a lei che dedico questo riconoscimento. Buon Natale! Buon Natale! Grazie a tutti!